C'è con noi il direttore sportivo del Malvito, Bruno. Buonasera, ben trovato. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Grazie chiaramente per averlo accettato. Ed allora, un antivigilia di fine anno, perché questo è il penultimo turno dell'anno, come meglio non si poteva. Arriva questa vittoria netta in casa del Bisignano e la vostra squadra continua ad inseguire la Rangers Corigliano. Sì, infatti sì, oggi è stata, diciamo, una bellissima giornata dove abbiamo ottenuto un buonissimo risultato, ma a parte il risultato, diciamo che abbiamo giocato veramente bene, ecco, abbiamo anche sbagliato un calcio di rigore, sennò il risultato doveva essere ancora più ampio. Tra l'altro una vittoria su un campo difficile che vi fa continuare questo percorso che vede solo, diciamo, quel bollino rosso interno contro la Kratos Bisignano. A vedere come sta andando il campionato, quanto rimpianto c'è per quella partita? Guarda, cioè, rimpianto ci sarà sempre, però dobbiamo pure accettare poi il risultato del campo. In quella partita il Kratos è stato superiore a noi, quindi chapeau. Assolutamente. Voglio dire. Non è che uno bisogna delle volte appigliarsi a qualcosa quando non può, ecco. No, certo, anche perché comunque quello che è chiaro, direttore, ci sono anche gli avversari. Ora invece, restando alla stretta attualità, questa sarà una settimana importante, immagino, perché chiuderete l'anno con uno scontro diretto contro la Luzzese, e quindi quanto diventa importante affrontare al meglio questa settimana? E soprattutto, così faccio due domande in una, dato che siamo in chiusura, se il mercato darà ulteriore vigore per questa rincorsa. Allora, ti anticipo subito che c'è già un colpo di mercato, quindi diciamo che oggi ho chiuso con un giocatore, un bel centrocampista, che giocava nel Rente, che è Giacomo Birello. Ok. Quindi diciamo che la prossima settimana è aggregato al Malvito Calcio. Beh, insomma, un rinforzo di rilievo indica che non si lascia niente di intentato, insomma. Assolutamente. Può anche darsi che ci sarà un altro innesto, però allora, finché le cose non sono poi almeno ufficiose, non giusto, ci riteniamo, dai. Va bene. Poi, per quanto riguarda domenica prossima, spero che sia una bella partita di entrambe, perché comunque la Rossese è una buonissima squadra, quindi sicuramente verrà ammattito per farsi la partita, voglio dire, come giusto che sia. Certo. E noi cercheremo, ecco, di fare la nostra, ecco. Bene, vedremo che cosa ne sarà. Intanto grazie per essere stato con noi, una buona grazie serata. Grazie a lei. Grazie. Grazie a lei, grazie di nuovo, grazie. Grazie. E con il direttore Bruno del Malvito si chiude.